partenza dei sidecars, il belga Masui bacia la moglie. Non sa che non la rivedrà più, stroncato da un incidente. Ad oltre 100 all'ora questi acrobati della pista si avventano sulle curve, conservando prodigiosamente l'equilibrio grazie ad acrobazie che nella loro audacia danno brividi continui agli spettatori. Lo svizzero Kamathias, più spericolato di tutti, domina gli avversari e a 116 di media conquista il lauro della vittoria e il bacio di rito. È il sottosegretario onorevole delle Fave a dare il via alla gara delle 500 che vedrà crollare tutti i records. Di 163 km sarà la media generale, ma si toccheranno i 175 all'ora nel giro più veloce. Il gruppo si sgrana man mano per il ritmo velocissimo impresso alla corsa. Sin dal primo giro siamo sui 150 orari e le curve non frenano l'ardire dei centauri. Libero Liberati, in sella alla Cilera, stacca inesorabilmente tutti, raggiungendo primati quasi incredibili, quando si pensi che il forte calore ha reso molle l'asfalto e le curve della collina hanno un fondo non troppo consistente. Restano pochi in gara e il Ternano li doppia quasi tutti, come una saetta lanciata alla meta finale che si permette di raggiungere lento a motore spento tra l'entusiasmo della folla.